Mister, dove iniziano i meriti del Marcianese? Dove finiscono gli meriti del suo prete? Noi abbiamo proprio preparato questa partita, penso bene, si è visto, al di là del risultato, credo che abbiamo disputato un'ottima partita. I ragazzi oggi hanno dato veramente quello che potevano. Mi preoccupava tantissimo perché i cambi di allenatore portano motivazioni diverse. Mi dispiace tantissimo vedere il Sorrento in condizioni un po' precarie rispetto alla loro cultura, alla loro tradizione, alla vostra tradizione che di calcio ne siete ampiamente competenti e avete fatto calcio veramente in modo ottimo, professionale. Io metto i miei, io mi permetto di giudicare quelli del Sorrento, credo che noi abbiamo disputato un'ottima partita, abbiamo fatto benissimo. Abbiamo portato 3 punti, mi è dispiaciuto tantissimo, mi sono quasi incazzato per l'ultima occasione perché non meritavamo forse nemmeno di subire quella rete, dico la sincera verità. Quindi a me sono situazioni che sul piccolo mi danno fastidio. Disse un'ingenuità che alla fine è dettata dalla costituzione a... No, un'ingenuità dettata, no, conosco Coleda, un ragazzo serio, perché assolutamente, è un ragazzo che fa parte del gruppo, quindi non è quello il problema, ho capito cosa ne è. Un problema che hanno avuto tra i due giocatori, capita nel calcio, purtroppo è capitata al 95esimo, ma non dovrebbe mai capitare. Questo è il pensiero, mi dispiace. Perché il Sorrento vi ha dato così poco fastidio? È stato anche una, è stata una squadra un po' dimessa, proprio in fase offensiva, insomma. Comunque Maiella non è un attaccante di poco. Lo stesso secondo me è un Sorrento completamente diverso. Io quello che ho incontrato la prima giornata a me mi diede un'ottima impressione e se mi ricordo bene l'avevate costruito negli ultimi giorni, però mi diede una grande impressione, molti giovani di qualità avevate, Pasini, tanto per ricordare qualcuno che mi impressiona quella partita. E poi questi stravolgimenti di mercato purtroppo condizionano tante società. Io credo che alla base di tutto ci dovrebbe stare una situazione societaria sana, perché i ragazzi vanno in campo grazie a una società che semmai ha le basi ben messe, ha le sue fondamenta, i ragazzi stanno più tranquilli. Il calcio non è solo una questione di campo, di moduli e di numeri, il calcio è una questione di determinazione e di carattere. Se i ragazzi stanno tranquilli è probabile che fanno prestazioni migliori. Il ragazzo che ha fatto i 3 gol era passato per tutto il periodo sanriano in ritiro con Sorrento, ha voluto dimostrare di persona il valore. No, questo non lo sapevo che stava qua. È stato con Sarri tutto il ritiro. Ah, Bruno è un ragazzo fortissimo, in questa categoria credo che è un grosso attaccante. Oggi al di là delle reti che si è sbloccato, ha fatto una grande prestazione proprio a livello di quantità. Veniva a difendere sui due centrali, appoggiava le azioni, partivamo con lo scarico da lui. Mi auguro che ne faccia più partite. Mister l'aveva preparata comunque con una pressione molto alta sul portatore di palla, perché alla fine non ha giocato palla a terra, al di là della carenza vera e propria di un regista, perché nella lettura è stato spostato al centro, l'Ali è partito trequartista, quindi i due interni non erano proprio registi. Sì, infatti avevo chiesto ai ragazzi di pressare dal primo minuto i 4 dietro, dico la sincera verità, proprio per cercare sempre questo palla lunga, comunque con la mia difesa, due centrali forti di testa, andava la giocata a noi, questa era diciamo la strategia, è stata attuata, abbiamo avuto la fortuna, ma siamo stati bravi soprattutto in uscita, dove abbiamo sempre tentato di velocizzare palla, siamo arrivati in conclusione nel primo tempo, a me è piaciuto tantissimo, il mio primo tempo della mia squadra. Secondo tempo errore in uscita, sì, al primo minuto di tutta la partita, dopo 30 secondi abbiamo segnato, quindi il problema è che là si chiude la partita mentalmente. Se entri bene è difficile che fai quell'errore. Secondo me è stato un errore importante perché poi ha chiuso definitivamente la partita. Su 2-0 non c'era più partita, dico la verità. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi.